L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto ha avuto una portata d'acqua eccezionale superiore all'alluvione del 2010 e del 66. Solo Vaia ha fatto peggio, mezzo miliardo di euro, la prima stima dei danni. Un bilancio che poteva essere peggiore se non ci fossero state le opere di sicurezza idraulica realizzate dalla Regione dopo il 2010, salva Vicenza grazie al bacino di Caldogno. L'allerta intanto non è finita, occhi puntati soprattutto alla montagna con continui smottamenti ed elevato rischio valanghe, nuovo appello della Regione a non spostarsi nelle aree colpite. Centinaia di metri cubi d'acqua, vie ed un intero quartiere di Torri di Quartesolo completamente allagati, il giorno dopo la situazione non cambia e monta la rabbia dei residenti. Tra i danni milionari della Marca anche la devastazione di un sito turistico come quello delle Grotte del Caglieron, percorso chiuso e riapertura non prima della prossima primavera. L'Università di Padova effettuerà uno studio sulla popolazione indistinta per capire la diffusione del Covid nella nostra regione. L'annuncio di Zaia, siamo i primi in Italia a farlo. Un presepe vivente, simbolo di speranza e rinascita, arriva da Villa del Conte ad interpretare la Sacra Famiglia il piccolo Alessandro, nato nel pieno dell'emergenza Covid da mamma positiva insieme ai suoi genitori. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Danni per mezzo miliardo di euro, ma il bilancio poteva essere ben peggiore se non ci fossero state le opere di messa in sicurezza idraulica realizzate dalla Regione dopo l'alluvione devastante del 2010, così il presidente del Veneto, Zaia, sull'ondata di maltempo che ha investito la nostra Regione. Non è finita, il rischio frane e valanghe è ancora molto elevato. Sentiamo. È stata più acqua del 2010. L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto con 624 mm di pioggia ha avuto una portata eccezionale superiore all'alluvione del 2010, 586 mm, e del 66 che ne videro 615. Solo la tempesta Vaia due anni fa con 715 mm ha superato la pioggia scesa lo scorso fine settimana. Dati alla mano, il governatore Zaia spiega come senza le opere fatte sarebbe stato un disastro. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ma io non posso non ricordare le battaglie con i comitati, gli espropri, i casini che abbiamo avuto, le segnalazioni alle autorità giudiziarie. Vicenza non è andata sotto acqua perché hanno funzionato le opere che noi abbiamo realizzato. Era da 80 anni che non si realizzavano più opere. Guardate che noi di opere ne abbiamo fatte veramente tante. Noi abbiamo anche pubblicato i video ieri delle opere che sono entrate in funzione. Dette in soldoni, se non c'erano quelle opere, città come Vicenza andavano sotto acqua ieri. Le opere hanno funzionato, quindi è la dimostrazione che le opere salvano la vita alle persone, tutelano il dissesto idrogeologico e fanno economia, ma non solo perché sono dei cantieri che vengono pagati, perché nel 2010 noi 235 comuni li abbiamo paralizzati. Con 46 mm di pioggia in meno, prosegue il presidente del Veneto, con l'alluvione del 2010 andarono sott'acqua 235 comuni e 10.040 fra famiglie ed imprese. Questo non significa che ieri non ci siano stati danni. Se dovessi fare un calcolo così, spanometrico, che abbiamo visto stamattina con l'assessore, qui siamo già verso mezzo miliardo di euro di danni. Ho già dichiarato lo stato di crisi. Nel frattempo le precipitazioni sul Veneto vanno verso un'attenuazione, ma l'allerta resta alta. Dal punto di vista delle precipitazioni, diciamo la fase acuta dell'evento si è conclusa. Adesso stanno transitando le piene dei fiumi nei tratti di valle e se non ci sono rotture arginali dovrebbero transitare senza grossi problemi. Però dal punto di vista del rischio valanghe e dal punto di vista del rischio geologico, cioè le frane, avendo avuto precipitazioni rilevantissime, addirittura superiori a quelle del 66 e del 2010, ci aspettiamo che possa esserci ancora qualche altra frana. Per questo il presidente Zaia rinnova l'appello a non andare in montagna se non per ragioni di comprovata necessità. Fate da altre parti le storie di Instagram. Lì non ci serve, cioè il turismo del macabro non ci serve. Abbiamo bisogno che i nostri operatori lavorino in sicurezza. Probabilmente si utilizzeranno anche cariche e dinamite per far saltare massi che sono grandi, più grandi di questa stanza. E proprio nel bellunese, dopo 48 ore di piogge incessanti, la situazione è disastrosa e non è ancora finito. A Puossa del Pago si continua a spalare acqua e fango entrati in abitazioni, scantinati e negozi. Vediamo. No, se 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 no.
è arrivata questa ondata dal torrente che è esondato qui e ha invaso tutta la parte alta del paese e io ho un negozio, è entrata l'acqua, il fango e comunque è un po' un disastro perché il fango comunque dà tanti problemi. Comunque siamo qua, puliamo e andiamo avanti. Gli stivali nel fango e l'acqua che senza soluzioni di continuità continua a uscire dalle pompe per ripulire piazze e vie. Puos del Pago è uno fra i comuni simbolo dell'ondata di maltempo che nel weekend ha colpito il Bellunese. L'altezza dell'acqua è arrivata qua. Ieri si è conclusa nel tardo pomeriggio l'evacuazione della casa di riposo invasa dall'acqua. I 76 ospiti sono stati trasferiti o in ospedale o in altre strutture che hanno dato la disponibilità di posti letto, ma non è ancora finita perché l'allerta meteo è ancora elevata almeno fino a giovedì. Ci troviamo di fronte a delle forme di temporale che durante i periodi di dicembre, io che non ho proprio tantissimissimi anni, ma penso che non si siano mai verificate. Cioè è una situazione veramente strana questa e i temporali sono quelli più a rischio perché hanno un carico di pioggia notevolissimo, concentrato in poco tempo ed è quello che ha causato questi allagamenti, questi movimenti franosi che io devo dire sinceramente ritengo siano addirittura peggiori rispetto a quelli di Baia. Per quanto riguarda questo tipo di aspetto. Gli smottamenti e le frane non si contano in Alpago. Tre famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa a Palughetto, nel territorio di Chies, e la Protezione Civile ha messo in atto il monitoraggio dei movimenti del terreno. Sembrava che con Vaia e tutte le opere che sono state realizzate, comunque dopo Vaia, una buona parte completate, che fossimo abbastanza tranquilli. Invece anche questa volta il territorio ha risposto nella sua fragilità. Grandissimi disagi nella zona di Paludi fra il Ponte Alpino e l'Alpago, dove gli allagamenti sono stati diffusi nell'area artigianale e dove la furia dell'acqua contenuta dal canale artificiale del Cellina ha aperto una voragine nell'argine. Qui si continua a lavorare senza sosta e sarà così ancora per molti giorni. E le istantanee dopo 48 ore di maltempo non lasciano spazio ad interpretazioni nel Bellunese d'Alcadore, alla Gordino, alla zona di Auronzo. Le immagini fotografano un territorio ferito. La bufera di neve ripresa dal telefonino di un nostro telespettatore Alessandro Zonta. Siamo a Danta di Cadore, qui la neve non ha concesso tregua, così come è accaduto a Misurina, dove la coltre ha raggiunto i 2,5 metri d'altezza. Interi paesi isolati come Gosaldo, dove ieri è crollato il ponte sul torrente Ren, evacuate decine di famiglie. L'ultima coppia di villeggianti ultra settantenni veneziani di Martellago è stata recuperata oggi dal soccorso alpino. Marito e moglie erano rimasti bloccati nella loro abitazione in località Botter per la caduta di una serie di frane che avevano impedito loro di raggiungere l'auto. A Ponte Mas, alcuni massi della scogliera eretta dopo la devastazione causata 2 anni fa da Vaia sono stati travolti dalla furia del Cordevole che impetuoso si è alzato di nuovo, pericolosamente. E poi di nuovo le immagini della frana di Via Miari a Belluno che si è riversata sulla strada, chiusa fortunatamente oramai da mesi e che imperterrita continua a muoversi, sospinta dall'acqua che penetra nel terreno e la trascina a valle. In tutto il territorio comunale non si contano gli smottamenti. A Feltre, per ragioni di sicurezza, è stata emessa un'ordinanza che annulla il mercato settimanale di domani, mentre continua il lavoro di bonifica e pulizia di materiali e detriti che si sono accumulati in questi giorni. Ed ora nel Vicentino, a Torri di Quartesolo, con un intero quartiere completamente andato sott'acqua. Vediamo. Il giorno dopo l'esondazione della Roggia Cave Giara, Torri di Quartesolo si sveglia ancora con il quartiere Pini allagato. Il centro della cittadina alle porte di Vicenza è praticamente blindata, impossibile accedervi. Delle alte barriere sono state issate nella giornata di domenica dopo che il fiume Tesina era finito nella roggia e gli argini di questa hanno ceduto. Al lavoro Protezione Civile e Vigili del Fuoco, le strade del quartiere sono un fiume d'acqua dove bidoni della spazzatura, cassette, sacchetti, perfino un giocattolo galleggiano. Acqua che, come si vede dalle immagini girate nella serata di domenica, saliva rapidamente. Il racconto di quanto vissuto nelle testimonianze dei residenti. E mi sono precipitata qua perché il papà è da solo, quindi e alle 4:30 arrivava qua, 1:30 dopo era già altissima e ha continuato a salire fino all'1:30 stanotte. Primo pomeriggio, già dall'incrocio l'acqua era già 20 centimetri,
poi piano piano, di solito non è mai, piano piano invece è cominciato a crescere, in giro di un paio d'ore era arrivata sino ai cancelli qua. La prima cosa che abbiamo fatto sono state le macchine, abbiamo spostato le macchine, quella che era in garage è rimasta là perché ormai c'era troppa acqua e non ce la facevamo a portarla fuori. L'altra grande l'abbiamo salvata, però è rimasta là. E poi noi abbiamo un bambino piccolino, quindi abbiamo visto che l'acqua si alzava, poi noi siamo al piano terra. Quindi ho preso le prime cose e siamo scappati. Auto immerse nell'acqua, scantinati, garage completamente distrutti, danni per centinaia di migliaia di euro, anche se il conteggio effettivo è ancora da fare. Ma nel frattempo monta la rabbia tra i residenti. Loro sanno che l'acqua viene dalla roggia di qua, di 7K. Allora ho cominciato a preparare, a me, la gente che sta qua. Qua se va più avanti, cioè abbiamo una casa che ha 4 metri di acqua. Come un lettore di Quartesolo si deve vergognare perché un'allerta la doveva lanciare prima. No, aspettare che si spaccasse l'argine dietro. E ieri sera sono andato a prendere i sacchi, li stavano preparando al momento, non è assolutamente concepibile. La protezione civile, capisco che sono dei volontari, ma dovrebbero almeno portare in giro i sacchi e cercare di aiutare le persone. Nel Padovano, ora, dove in una frazione di Veggiano Trambacche la situazione più critica alla confluenza tra i fiumi Tesina e Bacchiglione. L'onda di piena è salita velocemente in un'ora nel pomeriggio di domenica. La discesa è lentissima. Via Molini a Trambacche di Veggiano è chiusa al traffico. Le famiglie che ci vivono quasi in simbiosi con l'acqua in quest'area confluenza di due fiumi, il Tesina affluente con il Bacchiglione, sanno che tutto può accadere in un attimo, come 10 anni fa. Abbiamo preso le paratie già dal 2010. I sacchi l'ha messo la Protezione Civile che prontamente ci ha aiutati e quindi insomma non possiamo lamentarci. Noi siamo venuti a vivere qui perché ci piace stare vicino al fiume e probabilmente poi il prezzo che paghi è anche questo, no? Ovviamente nessuno vorrebbe avere l'acqua in casa, anche perché poi sono danni e anche tanti soldi, perché abbiamo dovuto rifare cucina, soggiorno, tutto il piano sotto abbiamo dovuto rifare. Nel 2010 questa famiglia ebbe un metro d'acqua in casa. I sacchi di sabbia per ora hanno contenuto la piena, altri 1000 sono pronti per essere posizionati, ma le piogge attese per le prossime ore fanno paura. È ripreso a piovere puntualmente come da previsioni, il Bacchiglione si sta man mano espandendo nell'area golenale, questa strada è stata interrotta dall'acqua. È la provinciale Sementina a essere interrotta, il Bacchiglione l'ha letteralmente coperta creando un confine tra Veggiano e il comune di Saccolongo dove un uomo con il suo cane guarda l'acqua. Un copione già visto purtroppo, la messa in funzione del bacino di Caldogno ha evitato per ora conseguenze ben peggiori. E molto probabilmente qui l'acqua non è salita ulteriormente, forse proprio per l'apertura di questo bacino, quindi credo un'opera importante che, dalle quali avremo importanti risultati. Intanto in via Molini sarà una nuova notte di veglia. In provincia di Treviso, ora, dove tra i molti danni c'è anche la devastazione del sito turistico delle grotte del Caglieron. Vediamo. Siamo andati alle grotte del Caglieron, per la strada alternativa attualmente. Perché l'altra è chiusa? Perché l'altra è chiusa, la provinciale è chiusa. Dobbiamo usare il fuoristrada del sindaco di Fregona per raggiungere le grotte del Caglieron. E il percorso è quello praticato in genere dagli appassionati di mountain bike, decisamente impegnativo, ma l'unico che ci porta ai cancelli chiusi del percorso. Col permesso del primo cittadino arriviamo dove la furia delle acque ha letteralmente divelto parte del percorso con questi risultati. Danni ingenti per una delle attrattive turistiche dell'Alta Marca e purtroppo non gli unici per Fregona. Abbiamo una frana in località Ciser di notevoli dimensioni. Di quanti metri cubi? Guardi, non glielo so dire, tanti. Devastazione il risultato, secondo il sindaco, dell'abbandono della montagna. Vengono anche lasciate crescere piante di alto fusto che creano alla fine problemi sulle rive del territorio e quindi col peso. E quindi quei problemi una volta non c'erano. Un danno non solo geologico ma anche economico per chi vive del turismo montano o come in questo caso del percorso tra acqua e grotte. Oggi avevamo il ristorante pieno, però col discorso degli eventi che sono successi, comunque noi lavoriamo tanto anche con Cadore, con l'Alpago, con la zona là,
Hanno distretto tutti. I danni sono ingenti, oltre che al parco, anche al territorio dal punto di vista turistico. Perciò noi faremo il possibile, affiancando l'amministrazione, perché il parco possa riaprire il prima possibile, comunque non oltre l'inizio della primavera prossima. Il Presidente ha già annunciato lo stato di calamità naturale e penso che questa sia veramente una calamità naturale. Si deve ricordare anche del Caglierone, del Cansiglio. Beh, mi auguro di sì. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Passiamo ora all'andamento del Covid. Siamo in attesa del bollettino serale dell'azienda zero. Intanto da quello di stamattina vediamo che la corsa del virus non accenna a placarsi. Nella nostra regione sono 2.550 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 51 le vittime. Sale anche la pressione sugli ospedali veneti con 2.775 ricoverati in area non critica, più 331 e 340 in terapia intensiva, più 6 rispetto alla giornata di ieri. Tra le misure anti-Covid che sono state decise dall'ultimo DPCM c'è quello del blocco dello spostamento tra i comuni nei giorni delle festività di Natale, Santo Stefano e del primo dell'anno. Proprio a questo è dedicato il nostro sondaggio di stasera. Blocco tra i comuni è giusto? I numeri per esprimere la vostra opinione li vedete. Una chiamata gratuita, quello sulla barra di colore verde, se per voi la risposta è sì, a quello sulla barra di colore rosso, se per voi la risposta è no. Come sempre l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E proprio oggi, nel corso del consueto punto stampa, il presidente della regione Zaia ha annunciato che l'università di Padova effettuerà uno studio sulla popolazione del Veneto per capire la diffusione del Covid-19. Sentiamo. Nel consueto punto stampa il presidente Zaia ha voluto specificare ancora una volta i numeri dei contagi che vanno letti evidenzia in rapporto al numero dei tamponi effettuati, arrivati a 4.052.467. Non dobbiamo fermarci a guardare i numeri assoluti. Cioè dire il Veneto oggi ha 2.500 positivi, ne ha 3.500, ne ha 4.000, non vuol dire nulla, perché i veri dati, invito tutti, anche a livello nazionale, a cominciare a vedere delle tabelle fatte bene, sono due. La percentuale di tamponi che ogni comunità fa quotidianamente sui suoi abitanti. È il primo dato fondamentale. E il secondo dato importante, la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Infatti, se noi andiamo a vedere in base ai nostri dati, cioè percentuale di positivi sui tamponi fatti, noi siamo in questo momento al 6,93. E proprio partendo da qui il governatore ha chiesto all'Università di Padova di effettuare uno studio che dovrebbe essere pronto in poche settimane. Abbiamo chiesto di attivare uno studio su una popolazione indistinta. Vogliamo capire la popolazione, che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. Ecco, una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Allora, se vogliamo sapere quanta infezione c'è in Veneto, bisogna dar corso a questo progetto che abbiamo messo in piedi. Che peraltro a me risulta che siamo l'unica regione che lo sta facendo. Come ultimo servizio, un servizio di speranza, un presepe vivente che arriva da Villa del Conte. Vediamo. Alessandro ha 8 mesi ed è un vispo pargoletto, ma per lui tanti hanno temuto. Per prima mamma Jenny, che lo ha partorito, che pesava meno di 1 chilo alla 25esima settimana di gravidanza, nel pieno del primo lockdown, mentre lei stessa lottava per la sua sopravvivenza, malata di coronavirus. Ed ecco la Sacra Famiglia di Villa del Conte, accanto agli alberi di Natale appena accesi. Jenny con in braccio il suo Alessandro e accanto Samuele, il papà, che non ha mai smesso un attimo di sperare.
La speranza abita qui, il commento del sindaco Antonella Argenti, che questa famiglia ha fortemente voluto accanto a sé mentre dava il via a questo strano periodo di Natale per il suo paese in diretta streaming. Un Natale che ancora una volta, nonostante tutto, celebra la vita nell'emozionante sorriso di una mamma e di un papà con il loro bambino in braccio. Una notizia ora che riguarda la nostra consorella Rete Veneta, perché domattina c'è un appuntamento da non perdere a Sveglia Veneti a partire dalle 8.30. Ospite unico di Mirella Tuzzato sarà infatti lo sceriffo Giancarlo Gentilini, che vi terrà compagnia per la durata della trasmissione. E poi vi ricordo l'appuntamento questa sera su Antenna 3 con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Giampaolo Bottacina, assessore alla protezione civile del Veneto, Nicolò Rocco del PD, Sonia Brescacin della Lega, Manuela Galante, presidente di Confindustria Giovani, e poi dalle 22.15 Andrea Bellaben, medico in attesa di assunzione, e l'ingegner Giovanni Cecconi con Ilaria Marchiori, la nostra collega. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Agenzia Le Sirc. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Sirc. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. Continua la fase di intenso maltempo che sta flagellando gran parte d'Italia e che nel corso dello scorso weekend ha causato esondazioni e allagamenti in numerose località e frane e copiose nevicate in montagna. Vediamo la situazione però nel dettaglio. Sul Veneto purtroppo le previsioni ci dicono che la festività dell'8 dicembre sarà ancora segnata da una forte perturbazione che porterà precipitazioni diffuse dappertutto. Attenzione perché localmente saranno anche forti con accumuli abbondanti, specie sulle zone montane, pedemontane e sulle pianure nord-orientali. Forte vento di bora. Vediamo anche le temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 7-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui nevicate per gran parte della giornata, tuttavia saranno di debole intensità, andrà meglio a partire dalla sera. Temperature minime intorno a 1 grado, valori massimi sui 2-3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Sirc. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Sirc. Professionisti al tuo servizio.